Benvenuti in un nuovo video della creativa. Oggi signori siamo tornati qui con un nuovissimo video tutorial per la creativa di Fortnite. Oggi andremo a vedere come creare una piccola escape room. Ovviamente non vi farò vedere tutti i livelli perché ci vorrà tanto tempo per costruirla, quindi vi farò vedere giusto una stanza principale e un corridoio. Andiamo a vedere subitissimo come costruire diversi livelli di escape room. Mettiamo che noi spawnassimo in questa piattaforma. Tutto inizia da qui. Ad esempio c'è un cortile qui fuori. Adesso è inutile che lo sto a fare perché ci vuole tanto tempo. Dovremo entrare in questa porta. Una volta che noi entreremo in questa porta avremo un paio di minuti o secondi, in base a quanto deciderete voi, prima di morire. E dobbiamo cercare degli oggetti. Degli oggetti che ci servirà per sbloccare questa porta, andare in questo corridoio, per poi rompere questo pavimento e scendere nel piano di sotto. Selezioniamo prima di tutto un dispositivo molto importante, ovvero volume di danni. Lo posizioniamo ad esempio in questo punto. Gli diamo dei valori, ovvero la larghezza della stanza. Ok, ci siamo. Per un'altezza fino in fondo tutta la stanza. Ok, allora tipo di eliminazione ovviamente gli abbiamo dato le dimensioni della stanza, 200 di danno perché è massimo, danno scudo sì eccetera. E mettiamo che si abilita la ricezione del canale numero 1, quindi abilitato al minigioco no. Il volume di danni si attiverà quando noi passeremo sopra al nostro attivatore. Quindi l'attivatore lo mettiamo qui davanti alla porta e gli diamo il solito comando, ovvero trasmetti al canale numero 1. Appena lo pesteremo, dopodiché togliamo gli effetti, il suono perché nessuno deve sapere nulla, abilitato il minigioco sì e tutti i valori predefiniti, soltanto un canale bisogna metterli qui, così appena passeremo sopra si attiverà quello, però bisogna dargli un ritardo, quindi mettiamo che si attiva dopo 30 secondi, un minuto, no facciamo 30 secondi. Se noi entro 30 secondi non troviamo determinati oggetti per la stanza, si attiverà quello lì che ci ucciderà e ci farà riniziare di nuovo il livello. Quindi metteremo poi nell'impostazione isola che abbiamo una vita. Tutte le altre impostazioni dovete metterle voi, quindi limite generazione 1. Tutte le altre impostazioni dovete vederle voi in base al minigioco che volete fare. Quindi 30 secondi da quando noi pestiamo si attiverà quello lì che ci ucciderà. Ovviamente questo qui mettiamo che non è visibile in gioco, altrimenti una persona poi lo scopre appena entra. Questa porta deve rimanere chiusa e bisogna sbloccarla. Per sbloccarla ci sono diversi dispositivi, ovvero dispositivo di blocco per bloccarla e sbloccarla e pulsante condizionale. Mettiamo dispositivo di blocco vicino alla porta, lo mettiamo qui. Adesso non lo vediamo ma è diventato azzurro il pulsante, quindi dobbiamo impostarlo. Posizione iniziale porta chiuso. Visibile in gioco no, colore indifferente. Inizia bloccato sì. Sblocca la ricezione del canale numero 2 e facciamo che si apra anche automaticamente al canale numero 2. Mettiamo pulsante condizionale, anche questo qui lo mettiamo qui vicino alla porta e impostiamo squadra tutto. Può essere usato da tutti, colore indifferente. Il testo mettete ad esempio sblocca o quello che volete. Icona davanti, segnale, esclamazione, fulmine, ricicla, sì o no, bloccato. Mettiamo bloccato. Icona visualizzazione alt, sbloccato. Mettiamo sì. Visitativo dopo l'uso, sì. Mostra oggetto chiave, sì. Oggetti chiave richiesti, mettiamo 3. Quindi se non abbiamo 3 oggetti ci richiede il dispositivo, non possiamo aprire la porta. Consumo oggetti chiave, sì. Richiesti contemporaneamente, sì. Perché appunto ci servono 3 oggetti, abilita all'avvio del gioco sì. Mettiamo che si trasmette al canale numero 2 che andrà a sbloccare appunto la porta. Qui è bloccata, poi si sblocca. Cosa andiamo a fare? Prendiamo il generatore di oggetti. Lo buttiamo per terra e mettiamo le impostazioni. Generazione casuale no. Bisogno durante la partita no. Tempo prima della comparsa mettiamo mai. Intervallo tra generazioni mai. Mettiamo soltanto uno per qui abilità del gioco sì. Continuamente no. E mettiamo che genera l'oggetto al canale numero 3. Quindi lo spostiamo qua, facciamo un altro e mettiamo che si genera il numero 4. Ne spostiamo un altro e mettiamo che si genera il numero 5. Prendiamo l'attivatore, lo mettiamo sopra. Qui mettiamo che viene trasmesso al canale numero 3, qui al numero 4 perché questo qui è il numero 4 e qui al numero 5. E mettiamo in tutti, attiva da giocatore no, attiva da danno sì. Quando attiviamo da danno sì, non è visibile in gioco, bisogna mettere anche visibile in gioco no, subisci quando appunto è invisibile. Dobbiamo farlo prima in modo che ci tenga tutte le impostazioni. Attivato dal giocatore no, visibile in gioco no, subisci danno quando è invisibile sì e anche attiva da danno sì. Quindi quando noi picconeremo
andrà a generare l'oggetto. Mettiamo che dobbiamo trovare delle lattine. Quindi mettiamo una lattina in ogni generatore oggetto. 1, 2 e 3. Adesso prendiamo ognuno di questi dispositivi e li spostiamo nascosti da qualche parte. Ad esempio qui dentro. Ne mettiamo uno qui dentro. E mettiamo un altro dentro qua. Questo aggeggio vuole delle lattine, quindi tre oggetti. Vuole tre oggetti, quindi tre lattine. Le buttiamo qui davanti e se le prende. Lui dice: senza le tre lattine tu non aprirai questa porta. E quindi in 30 secondi, se non le trovi, vieni ucciso. Passiamo al corridoio, dispositivi. Prendiamo il nuovissimo oggetto, pavimento trabocchetto, e lo mettiamo qua. Ritardo attivazione, mettiamo un 0,5 secondi. Vitamini già così. Si attiva la via del gioco? No. Attivatore al contatto del giocatore? Sì. Così appena io ci passo sopra, si romperà il pavimento. Attiva feedback nessuno e tutto il resto nessuno. Ricordatevi di togliere il ritardo dal dispositivo che avete copiato, che era davanti alla porta, altrimenti non funzionerà. Quindi togliamo il ritardo a questi dispositivi in caso non avessimo fatto prima. Proviamo e vediamo cosa succede. Noi abbiamo 30 secondi dal momento che abbiamo varcato la porta. Prendiamo le lattine. Ok. Veloci. Le consegniamo qui. E si apre la porta. Andiamo qui. E si attiva il pavimento. Così che siamo scesi. Ovviamente chi non lo sa si mette un attimo paura. Le escape room ovviamente vanno poi viste e riviste tanto 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 tempo, perché bisogna decorarle come si deve. Ad esempio, una stanza deve avere tantissime caratteristiche, tantissimi oggetti. Se questo non ci soddisfa perché è troppo avanti, mettiamo una griglia libera, quindi off, e lo portiamo un attimino dietro, così che esce anche il display. Ci sono tantissimi particolari da rivedere in un escape room, ovviamente l'estetica della stanza, la difficoltà di un livello, eccetera. Se ad esempio aspettassimo 30 secondi, cosa succede dal momento in cui varchiamo la porta e non consegniamo le lattine? Ovviamente le impostazioni di questa isola sono messe a caso ora, voi dovete mettere le giuste. Ad esempio, il materiale infinito non va messo, nemmeno le munizioni infinite, perché altrimenti con una lattina aprirete tutte le porte. Quindi ricordatevi di togliere le munizioni infinite, mettere delle impostazioni che non potete rompere, altrimenti spaccherete tutto e non ha senso. Ecco, noi non avevamo le lattine. In 30 secondi ci ho ucciso e ovviamente è finita la partita, dove bisogna riniziare tutto il livello da capo. Ricordatevi poi di usare i checkpoint in vari livelli della mappa. I checkpoint sono queste pedane qui, punto di controllo giocatore. Ad esempio la mettiamo una qui perché abbiamo superato i livelli e qui c'è il checkpoint, visibile durante la partita no e basta, solo questo bisogna toccare. Così appena si rompe il pavimento arriviamo qui, prima di iniziare un altro livello abbiamo preso un checkpoint. In caso di vite infinite, mentre con una rigenerazione bisogna fare tutta la mappa diretti come dei draghi, quindi quando si muore è game over e basta, si rinizia da zero. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo escape room. Ovviamente vi ho fatto vedere un piccolo livello con un piccolo corridoio, giusto la parte dei dispositivi. La parte estetica sta a voi, decorare la vostra mappa e tutto come volete voi. Il video è giunto al termine, perché è appunto abbastanza corto. Comunque vi ho fatto vedere rapidamente dei dispositivi da utilizzare per creare un escape room con tanto di trabocchetto. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, in caso ne farete una. Seguite i social di Fortnite Ita qui sotto in descrizione per rimanere sempre aggiornati sul gioco e le notizie in italiano, mi raccomando. Ovviamente tutti questi video sono sponsorizzati da Fortnite Ita. Se avete qualche escape room da farmi vedere, scrivetemi su Instagram, così che vi aggiungo se non avete il codice creatore per pubblicare le isole. Magari ci mettiamo d'accordo un giorno e vengo a vedere le vostre isole, faccio un giro di tutti. Se volete supportarmi come creatore, perché appunto vi piacciono questi tutorial, vi fa piacere supportarmi, eccetera, il mio codice di supporto creatore è Mars, che è scritto come nome del canale, #HD. Mi raccomando, mi piace, condividete i video a tutti i vostri amici che magari vogliono creare un escape room. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella!